Grazie da Emiliano Ginestrini, bentornati alle Fanta Analisi. Andiamo senza indugio a vedere i risultati dei tre fantacalci che seguiamo per quanto riguarda la terza giornata del campionato di Serie A. Cominciamo come d'abitudine con 10 piggiolli. Andiamo bene con il numero di partecipanti perché si attestano a 115, mentre l'anno scorso dalla medesima giornata erano 90, quindi ci sono 25 partecipanti in più. La media punte sarà di 75,8. Le donne prevalgono largamente nei confronti degli uomini perché conseguono una media di 78 punti contro il 74,7 degli uomini. Andiamo a vedere i vincitori della terza giornata. C'è un episodio mai verificato, cioè ben 14 ascoltatori si sono classificati ex aequo a 94 punti. Ma in virtù della regola che a parità di punti prevale chi ha dato prima la formazione, la classifica è la seguente: primo Alessandro 13-11 che vince una scommessa da 2,5 euro con il 33% dell'eventuale vincita, secondo Federico 18-08 scommessa da 2 euro, terza Simonetta 18-11 scommessa da 1,5 euro, quarto Roberto 29-10 scommessa da 1 euro, quinto Rosario 21-01 scommessa da 0,5 euro. Scommesse su partite di Serie A che i partecipanti dovranno fornire quanto prima a Stefano Tini. I riferimenti sono sul sito del gioco www.fantadcpiu.intervista.org. Il nuovo jolly della terza giornata è stato Cassano con la sua doppietta che ha ottenuto un punteggio complessivo di 16. L'uomo più schierato in assoluto è stato Tevez con 66 partecipanti, è stata una scelta ok perché Tevez ha conseguito il gol della vittoria in quel di San Siro con più 5 di bonus. Il più schierato di difensore è stato Nick Steiner 55, più schierato di centrocampisti Candreva 46, portiere più schierato 42 De Santis che è la prima volta in questa stagione che è portiere più schierato. In complesso soltanto 2 dei 30 partecipanti, dei 30 uomini jolly più schierati sono andati in gol, appunto già citato Tevez e Florenzi con 24 partecipanti che lo hanno schierato, quindi questo è un indice di basso successo delle scelte dei nostri partecipanti. La squadra più schierata è stata la Juventus con 317 giocatori, seguita a breve distanza rispetto alla settimana scorsa dalla Roma 293, forse per la differenza, anzi senza dubbio, per la differente durezza degli impegni, la Juventus con la difficile trasferta di San Siro, comunque portata a casa con la vittoria, e la Roma con l'impegno casalingo con il Cagliari. Si spiega anche il fatto che De Santis sia stato il portiere più schierato in questa giornata. Terza l'Inter con 185, quarto Napoli 110, soltanto queste quattro hanno più di 100 giocatori schierati, subisce il calo anche ancora di più del Milan con soltanto 51 giocatori schierati che è la settima squadra complessivamente. Andiamo a vedere il coefficiente di gradazione, ricordiamo un indice che misura la bravura dei partecipanti a azzeccare le scelte, può variare da meno 1 che è la più bassa bravura a 1 che è la più alta bravura della settimana. L'indice settimanale è stato di 0,035, quindi un indice basso, e anche questo è un indicatore della bassa bravura dei partecipanti in questa giornata, così come è un indice di bassa bravura la quota della formazione vincitrice che ha ottenuto 94 punti sul massimo ottenibile 142,5, la quota è stata tanto di 66%, il massimo ottenibile sarebbe stato possibile farlo con la seguente formazione: Rafael, Danilo, Rugani, Benaluan, Kurtic, Ionita, Kovacic, Florenzi, Piniglia, Tevez e Cassano in attacco. La formazione del vincitore Alessandro 13-11 è la seguente: Buffon che ha ottenuto un bonus di imbattibilità con 7,5 di punteggio totale, Lichtsteiner, Bonucci, Maicon, Nainggolan, Florenzi, gol più assist 11 punti, scelta che coincide con la formazione ideale, Marchisio, Pogba che consegue un 7,5 di punteggio in virtù del suo assist. In attacco Galleon, Llorente e Tevez che ha avuto il gol, ha fatto quello della vittoria, ha avuto 24 di punteggio complessivo. Hanno aggiornato la formazione 109 partecipanti, di questi soltanto 55 hanno giocato in 11, quindi 50% dei giocatori che hanno conseguito
votazione su tutti e 11 i giocatori schierati. Il nuovo gioco di Scarpe è stato Tevez con 33 partecipanti, non è stata una scelta ok. Jorginho 30, non è stato soffrato da gol, mentre gli altri sono a larghissima distanza, cioè Icardi a 7 al terzo posto. E, 3 partecipanti hanno schierato Klose, 2 hanno schierato Muri, 1, cioè allora, 3 hanno schierato Klose che non ha preso votazione, così come 1 ha schierato Muri che non ha preso votazione, 1 ha schierato Totti che non ha preso votazione, quindi 5 partecipanti hanno schierato uomini jolly che hanno preso 0 punti e quindi è una grave perdita perché questo conteggio quasi raddoppia. 2 hanno schierato Florenzi che è andato in gol, 1 Piniglia che è andato in gol anch'egli, sono quelli sì, i giocatori jolly andati in gol. La deviazione stato è un po' più bassa rispetto alle settimane scorse, 10,62. I punteggi sono più compatti, infatti non abbiamo punteggi sopra i 100, sotto i 60 soltanto 6 punteggi, nella classe dei 60 24 ascoltatori, classe dei 70 39, la classe più popolata, poi classe degli 80 23, classe dei 90 17. C'è quindi anche una equa ripartizione tra classi basse e classi alte, oltre ad avere una ripartizione diciamo più compatta. Infatti l'indice di asimmetria skewness è di meno 0,01, quindi vicinissimo allo 0 che indica il massimo equilibrio tra punteggi alti e punteggi bassi. La classifica generale vede con il più alto avanzamento Agnese 20-12, 44 posizioni guadagnate, ne perde più di tutti in assoluto Giovanna 0,208 meno 58. Andiamo a vedere questa classifica, si conferma in testa Ancio 26.09 che viene raggiunto da Stefania 17.08, 283 punti. Emiliano 0.206 guadagna una posizione, 275,5. A mezzo punto c'è Claudio 0.707 al quarto posto con 4 posizioni guadagnate rispetto alla settimana precedente. Quinta Cristina 30.08, 272,5 ne guadagna 1. Sesto Paolo 30.04, 270 ne perde una, poi settima Maria Pia 25.03, 268 ne guadagna 4, poi dall'ottavo al decimo ne guadagno ben 21 posizioni, Alessandro 13.11, Federico 18.08, Simonetta 18.11 con 267 punti. Quindi tra il primo Angelo 26.09, 283 punti e il decimo Simonetta 18.11, 267 che chiudono la zona premi. Ci sono 16 punti di gap, quindi è ancora abbastanza ristretto. Vediamo poi all'undicesimo Paolo 0804, 266, dodicesimo Luigi 1510, 262,5, tredicesima Barbara 1511, 262, quattordicesima Albina 1808, Albina 0808, 261,5, che ha un notevole debacle che ne perde 12 rispetto alla settimana precedente, in cui era seconda. Quindicesimo Leandro 0701, il campione uscente, con 261 punti. Una grande debacle la fa registrare anche Alex 1904 con 252,5, ne perde 17 rispetto alla settimana scorsa, nella quale era nella top 10, era infatti al settimo posto. Ebbene. Andiamo a vedere il rendimento dei giocatori di Serie A nella media delle 3 giornate rispetto alla media soltanto del voto della Gazzetta. Miglior portiere Perin 7,33 media voto, poi Sportiello 6,83, De Sanctis 6,67. I peggiori 3 sono Diego Lopez 5,75, poi Patelli 5,67, Consigli 5,5. Miglior difensore Evra 7 di media voto, poi Lyxtanier, Caceres e Manolas 6,67. I peggiori difensori Ariaudo 4,75 pari medio con Gazzola, poi Ristovski del Parma 4,5, Terranova il peggiore in assoluto finora 4. I migliori centrocampisti sono tutti a pari merito con 7 di punteggio: Mati Fernandez, Coman, Marchisio, Pereira, Galloppa, Kurtic. A 5 ci sono invece Manganille, Tesman, Vila, Schelotto, Badeli, Mussis, Missiroli e Vives. Il peggiore di tutti è Brillante della Fiorentina 4,5. Miglior centrocampista Tevez 7, poi Shaarawy, Cassano e Gervinho 6,75. I peggiori sono Larrondo, Insigne e Belfodil 4,83, Sansone 4,75. Classifica dei marcatori vede in testa a 3 gol Cassano, Icardi e Menez a pari merito. Il migliore assist man è Abate con 2 assist sfornati finora.
Il portiere più battuto, quindi da evitare nelle vostre scelte, è Mirante del Parma con 8 gol subiti. Consigli del Sassuolo 6 a 7, Leali 6 per Diego Lopez 5. Questo è per quanto riguarda Dieci Piccioli è tutto. Ma vi ricordo che a brevissimo ci saranno tutti i risultati e le classifiche complete sul sito www.fantasyplus, scritto a lettere.altervista.org. A risentirci tra brevissimo con il fantacalcio della Vigor. Fantacalcio Vigor Sporting Center, che è il nostro sponsor, ricordiamo, è sito in Roma, via Grotta di Grigna 100. È un centro sportivo grandissimo, c'è sala benessere, c'è palestra, c'è piscina coperta e scoperta d'estate, poi un'ampia gamma di campi di calcetto e di calciotto, chi più ne ha più ne metta. Quindi se siete di Roma andate a visitare il Vigor Sporting Center. Il Fantacalcio Vigor, ricordiamo, non Fantacalcio a sconti diretti, siamo in 10 amici. Vediamo i risultati della seconda giornata. Per Conti batte Vidulli 1-0. Vidulli che è furioso perché ha tenuto in panchina diversi giocatori che hanno segnato, tra i quali Marilungo e Tevez, Marilungo e Tavano, scusate. Poi il portiere Perin che non ha preso gol, mentre per Conti, diciamo, la sfanga, vi anticipo che è primo, però secondo me è la dividatura perché secondo me non ha la squadra forte come gli anni scorsi. Tini Perrone 0-0, un altro non ha la squadra forte come l'anno scorso, è Perrone, campione uscente delle ultime due edizioni, sarà difficilissimo e si rivedrà anche in questa. Amos Roca 3-0, Amos Teixeira che ha Tevez dalle sue file che ha attaccante più in forma. Ginestrini Caradonna 0-0, Ginestrini è stato fortunato, bisogna ammetterlo, perché Caradonna ha lasciato fuori dalle sue fila Piniglia e Cassano che sono andati in gol, schierando i quali avrebbe senz'altro conseguito la vittoria. Delfo Fischi 2-0. Quindi la classifica generale vede a punteggio pieno Marco Delfino, Delfo e Matteo Perconti, presidente del Fantacalcio, a 6 punti. Seguono Tine Ginestrini 4, Amos Teixeira e Vidulli 3, Caradonna e Perrone 1, Roca e Fischi 0. Quindi campione uscente Perrone deve recuperare già 5 punti da battistrada e si fa dura la risalita. Speriamo che Perrone non rimonti non cominci a rimonta nella prossima partita in cui mi affronterà. Vediamo la classifica di Coppa, nella quale invece siamo tutti contro tutti. Alla fine del giro di andata usciranno gli ultimi due. Vediamo che Amos Teixeira 150, Vitulli 146, Delfino 144,5, Perconti 144, Tini 141, Ginestrini 135,5, Caradonna 134,5, Roda 132,5, Perrone 131 e Fischi 128. In questo momento uscirebbero Perrone e Fischi. Amos Teixeira ha un vantaggio dal penultimo di già 19 punti. Insomma, si mette male per Perrone. Si prevedono grandi sorprese in questa edizione. Prossimo turno che avrà inizio con la giornata che inizierà fra poco con Empoli Milan, Tini Perconti che è il match clou, Roca Vitulli, Perrone Ginestrini come anticipato, Fischi Amos Teixeira e Caradonna Delfino. Vediamo se Delfino e Perconti continueranno nella loro cavalcata o ci sarà insomma un cambio della guardia che vedrà Tini magari primo in classifica o anche Ginestrini. Vedremo, si fa comunque a vincente il Fantacalcio della Vigor. Vi invitiamo a seguire le nuove puntate. Vi ricordo ancora la Vigor Sporting Center, via Grotta di Grigna 100, grandissimo centro sportivo in Roma. Terzo fantacalcio di quelli che trattiamo è il fantacalcio gestito dall'amico, anzi gestito, presieduto dall'amico
Antonino Sampugnaro, un fantacalcio che ha il suo sito www.magicmanager.org, un sito completo in cui ci sono notizie sportive, ci sono quote dei risultati in tempo reale, classifiche di tutti i campionati esteri, insomma un bellissimo sito, andatelo a visitare. Il nome della Lega che è presente sulla piattaforma web fantacalcio.it è www.magicmanager.org come il nome del sito. Quindi dovete cercarla con queste chiavi: www.magicmanager.org. La Lega è di 15 partecipanti, le regole sono del tutti contro tutti. Vince la settimanale e si conferma ancora una volta, ancora di più, al primo posto la Stella Rossa di Brunno 1985, che ha schierato la seguente formazione: Handanovic, che non ha non, che si è avvalso, cioè che ha preso gol, quindi ha avuto un punto di malus. Ba, Manolas, Brafed, Lichtsteiner, 6,5 per tutti e tre, Candreva, Nainggolan, Kovacic, 7 più gol, Menez che invece ha preso 5, Di Natale, Icardi, 5,5, Tevez, 7 più gol. Il totale del punteggio, Bruno non si è avvalso del modificatore della difesa perché non ha schierato almeno 4 difensori come da regolamento per poter usufruire di questo bonus, è di 72,5. Quindi Bruno, nella classifica generale, vede la squadra Stella Rossa di Brunno 1985, prima 246,5 stabile, secondo stabile anch'egli QWERTY FC di Febo Pepsi 89, 230 punti, terzo sale Magic Storm 93 con la sua All Blacks 227 punti, sale al quarto posto l'Hakkati United di Alean 90, 225 punti, quinto posto sale Palermo di Giovi 972, 223 punti. Sesto scende Real Bufala di Lupi 81-01, 221,5. Settimo scende Bulldozer, 221 punti. Ottavo stabile Chaos Kane di Chaos Kane, 218,5 punti. Quindi vediamo anzi no, vediamo anche la Mass 3330 di Progmetal 78, 216 punti. Quindi vediamo che tra il secondo e il nono ci sono 14 punti di differenza, che sono 2 punti in meno del gap che c'è tra il primo e il secondo, tra il Brunno e il Febo Pepsi. Quindi Brunno grande cavalcata. Andiamo a vedere, per salutare tutti i partecipanti, la classifica fino alla 15ª posizione. Decimo stabile De Avengers di Magic Storm 93, 208 punti. Undicesimo sale la squadra Fantagino 1 di Fantagino, cioè di noi colleghi della Sogei, 207,5, però che abbiamo già un ritardo clamoroso da prima di quasi 40 punti. Dodicesimo sale la Leontinoi di Dario Di Pietro, 207 punti. Tredicesimo sale The Bulls di Prog Metal, 78, ma marca male per questa squadra di Antonino, 206,5. Quattordicesimo scende la Bonus Giochi di Oracolo, 205,5. Quindicesimo scende la Perizzona di Ivano Tolomeo e chiude la classifica generale, 203 punti. Ma questo fantacalcio si gioca anche con la Formula Coppa. Formula Coppa che vede tutte le squadre affrontarsi nella formula scontri diretti in 3 gironi da 5 fino alla 30ª giornata. Poi passeranno i migliori 8 all'eliminazione diretta con i quarti di finale. Nel girone A si sono avuti 2 pareggi: Palermo contro The Bulls 1-1, The Avengers contro Real Bufala 0-0. Per una classifica che vede Stella Rossa, The Bulls e Palermo 4, Real Bufala 2, The Avengers 1. Real Bufala e The Avengers sono già in un ritardo abbastanza considerevole, visto che sono rispettivamente a 2 e a 3 punti dai primi, hanno una partita in più. Girone B. Chaos Kane pareggia con AST Leontinoi 1-1, mentre c'è la vittoria di Fantagino 1 in casa della Bonus Giochi 1-0. Classifica Chaos Kane, Perizzona e Fantagino 1-4, Bonus Giochi 3, Leontinoi 1. Il migliore vedete sono Chaos Kane e Perizzona che hanno 4 punti con soltanto 2 partite giocate.
Girone C, Katin United, QWERTY 1-1, All Blacks batte Bulldozer 1-0, per una classifica che vede All Blacks a 6 punti, poi QWERTY, Katin United a 4, Bulldozer a 3 e Mast 3-3-0 che in grave crisi è ancora a 0 punti. Questo è quanto per il fantacalcio www.magicmanager.org, da visitare il sito, lo raccomando ancora. Un saluto ad Antonino e a Sebi. Bene, amici, io siamo giunti al termine di questa puntata delle Fantanalisi. Io vi ricordo due cose. La prima che le Fantanalisi di questo turno infrasettimanale, che appunto avrà inizio con Empoli Milan di questa sera, andranno in onda in forma ridotta soltanto per 10 più jolly. Nel corso della puntata dei 10 più jolly di Stefano Dini, venerdì alle 19:30, sempre su stapparadio.it. Vi ricordo che la nostra trasmissione, qualora non l'abbiate fatto in tempo o non facciate in tempo nelle prossime puntate a seguirla in diretta, è anche disponibile su podcast nel sito della radio www.stappradio.it, cliccando sul nome corrispondente alla nostra trasmissione. Ricordo ancora una volta che tutti i risultati e le classifiche di 10 più jolly saranno disponibili a partire da tra pochi minuti sul sito www.fantadcpiù, scritto tutto a lettere.altervista.org. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con le Fantanalisi puntuali martedì prossimo, 30 settembre, per i risultati della quinta giornata di Serie A, sempre con i tre fantacalci che noi seguiamo. Quindi un grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci, ci vediamo ci prossimi appuntamenti.